Dario Palumbo, sono siciliano, anche se non abito in Sicilia ormai da parecchio tempo, da quasi 30 anni direi, perché sono andato a studiare fuori per l'università, e sono in Gabetti da circa 3 anni e mezzo. Mi occupo di contrattualistica prevalentemente, di consulenza legale a 360 gradi nell'ambito ovviamente che ci riguarda a tutti i colleghi dell'azienda, sia qui in sede a Milano che nelle varie sedi territoriali. E poi mi occupo di coordinare o comunque di rapportarmi con i nostri legali esterni quando i nostri legali esterni devono intervenire per far valere, diciamo, le nostre ragioni in giudizio o per difenderci qualora ci fosse qualcuno che recriminasse, diciamo, qualcosa nei nostri confronti. Io sono arrivato in Gabetti in maniera molto casuale e non del tutto programmata. Perché nel momento in cui ho letto l'annuncio di lavoro di Gabetti, io stavo cercando disperatamente di ritornare a Milano, città dove avevo già vissuto parecchi anni e da cui mi ero allontanato, diciamo, per una richiesta che mi era arrivata dalla mia precedente azienda di tamponare, diciamo, la situazione di emergenza che si era venuta a creare in Veneto, in particolare a Verona. Una volta presa la decisione di guardarmi intorno, io lessi un solo annuncio fondamentalmente di lavoro, risposi a questo solo annuncio e poi fui, dopo una lunga selezione, assunto in Gabetti. Beh, il marchio Gabetti, diciamo, che era stranoto a tutti, immagino, il fatto stesso che appunto di recente sia stato riconosciuto come marchio storico testimonia anche della, non solo della presenza territoriale, ma anche proprio della longevità del marchio, no? Quindi lo conoscevo sicuramente per questo motivo, lo conoscevo anche sicuramente per motivi personali, avendo negli ultimi 25 anni cambiato più o meno 25 appartamenti, di cui moltissimi se non tutti in locazione, per cui mi ero rivolto spesso ad agenzie immobiliari e statisticamente, diciamo, data anche la presenza sul territorio di Gabetti, non c'era dubbio che venissi in contatto anche con uno dei marchi del franchising di Gabetti. Se mi guardo indietro e guardo alle mie precedenti esperienze lavorative e contestualizzo, diciamo, questa durata attuale del rapporto di lavoro con Gabetti con la durata dei precedenti rapporti di lavoro, oggi Gabetti, avendo io cambiato diverse aziende, si candida in maniera, diciamo, prepotente a diventare l'azienda nella quale sto lavorando più a lungo, e questo per me è, come dire, sintomatico e indicativo anche di un certo tipo di rapporto che si è venuto a creare tra me e l'azienda, abbastanza reciproco, e sintomatico di un certo benessere, su questo non c'è alcun dubbio, il che non significa ovviamente che non ci sono criticità o che non ci sono aspetti negativi come ci sono in tutti i rapporti di lavoro. Significa semplicemente, dal mio punto di vista, che se metti sui piatti di una bilancia tutti gli aspetti positivi e tutti gli aspetti negativi, i primi prevalgono e quindi, come dire, ti fanno sviluppare un senso di appartenenza nei confronti dell'azienda che poi ti porta a non guardarti intorno come avevo fatto io 4 anni fa. Ma secondo me la stabilità è una questione interiore, stare bene con se stessi, perché se non stai bene con te e se non hai questa serenità, diciamo, interiore, non ti senti stabile, no? Quindi hai bisogno di un'ancora, e questa ancora per me è data da una dimensione interiore di serenità e di tranquillità che poi si trasferisce appunto nella stabilità. Non credo che questo poi abbia a che fare necessariamente col fatto fisico di rimanere fermi in un posto, no? Perché io ho girato moltissimo sia in Italia che all'estero in questi 20 anni, e quindi vista dall'esterno potrei sembrare uno molto instabile, e probabilmente lo sono, però in realtà ho sempre avuto e ho sempre cercato quantomeno di trovare una mia stabilità in qualunque posto andassi e con le persone con cui di volta in volta mi dovevo relazionare. Pronto, Dario? Ciao, come stai?
Niente, volevo soltanto dirti in merito a quella cosa di cui parlavamo della tua prossima esperienza, che non devi minimamente preoccuparti, ti ho visto un po' preoccupato, un po' agitato negli ultimi giorni e ti posso garantire che non appena conoscerai i tuoi colleghi ti accorgerai che troverai un ambiente molto umano, di persone che saranno sempre disponibili ad aiutarti e che avrai sicuramente, come tutti, delle difficoltà, dei momenti difficili, dei momenti di sconforto anche. Dovrai essere tenace sicuramente, ma non troverai mai nessuno che ti abbandonerà, diciamo, alle cose che dovrai fare, ma che sarà sempre disponibile a darti un supporto. Chiedi supporto, chiedi aiuto tutte le volte che ne avrai bisogno. Non pensare di far tutto da solo, perché questo, come sai, non è possibile, ma vedrai che i tuoi colleghi, le persone con cui lavorerai, ti daranno sempre una mano. Buona serata. Oh, bello, bello.